Dopo l'abbattimento dei tre pini storici a Vialitalia, stamane sono state avviate le operazioni di taglio delle altre quattro piante situate in via Amaturo, anche queste a ridosso della scuola enologica. Mesi fa, altri cinque pini, situati sempre a Vialitalia, erano stati abbattuti. La rimozione degli storici alberi è stata disposta dalla provincia perché gli esemplari piantati circa 70 anni fa, secondo gli accertamenti dei tecnici, risultavano malati di cocciniglia, tartaruga e quindi a rischio di crollo. Un taglio inevitabile, ha ribadito Antonio Dello Iaco di Legambiente, visto il grave stato di salute dei pini. Le altre 50 piante invece sono state salvate con un ciclo di cure condivise dagli ambientalisti che seguono la vicenda dal 2022 e responsabili dell'ufficio tecnico dell'ente di Palazzo Caracciolo. In città intanto sono stati avviati gli accertamenti strumentali per definire le condizioni degli alberi di grosso fusto ritenuti a rischio per la loro età. In via De Gasperi, in via Bimbo, tre platani ritenuti affetti da cancro colorato sono stati tagliati. Le operazioni di messa in sicurezza riguardano circa 9.000 alberi. La fase di monitoraggio ha subito un'accelerazione dopo il crollo del tiglio in via Tagliamento, un episodio che ha acceso i riflettori sullo stato di salute del patrimonio arboreo nel capoluogo.